La gastroenterologia non è ancora ufficialmente stata trasferita dall'ospedale di Nocera Inferiore a quello di Pagani. Lo asserisce il direttore amministrativo dell'ASL Marisa Annunziata e lo conferma il primario Vincenzo Gallo. Dunque per ora resta al palo quello che dovrebbe rappresentare un ulteriore piccolo passo in avanti verso l'istituzione del polo oncologico nell'Andrea Tortola, che prenderebbe forma con una deliberazione ancora non assunta dai vertici dell'ASL del trasferimento del reparto. La gastroenterologia di indirizzo oncologico si affiancherebbe alle altre divisioni presenti: dermatologia, chirurgia oncologica, servizi di terapia intensiva post-operatoria, antalgia, laboratorio, radiologia. Abbiamo aperto Pagani completando le attività che restano da fare, che sono due: una, quella amministrativa di autorizzazione da parte dei comunali, già ci sono allocati, e dall'altra quella di cablatura che ancora mancava. Fatto questo, poi c'è resta tutta la parte personale sanitaria, e quella ovviamente seguirà tutto quello di infrastrutturale che abbiamo. Per quanto attiene il polo oncologico, è cosa fatta? Il polo oncologico sta proseguendo regolarmente, i lavori stanno proseguendo regolarmente, le autorizzazioni le abbiamo chieste regolarmente e tutto sta procedendo regolarmente. Penso che a fine marzo, inizio di aprile potrebbe essere una data abbastanza congrua e credibile. Ai cittadini di Scafati invece cosa vogliamo dire? Che oggi ha aperto la lungodegenza, che la medicina mi pare si sia trasferita, che si è trasferita, sta trasferendo anche la direzione sanitaria, che sta proseguendo tutto come previsto. Quindi gli ospedali delle valli del Sarno sono efficienti? Beh no, questo è un'altra cosa. Diciamo che abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissi di fare, il detto fatto. L'abbiamo fatto secondo un programma serio, credibile, lavorando in modo sistematico su queste scadenze, seguendo le scadenze. Sono arrivato il 9 di febbraio, le abbiamo rimesse in movimento e adesso stiamo portando avanti il lavoro come abbiamo fatto l'anno scorso, anche perché abbiamo diversi milioni di euro da investire e quindi c'è necessità di proseguire in questo modo conseguenziale. E a proposito di riorganizzazione, novità importanti anche per Cava dei Tirreni. È volontà dell'ASL infatti procedere ad un trasferimento del distretto sanitario dai locali prefabbricati attuali ad un immobile di proprietà della regione che sarebbe concesso in comodato d'uso gratuito. Giovedì mattina per questo motivo confronto a tre al comune di Cava tra il sindaco Galdi, il consigliere regionale Baldi e il direttore amministrativo dell'ASL Marisa Annunziata.